Ciao a tutti signori e signore, buonasera. Allora, dopo la recensione della cartuccia 765, oggi ci riaffacciamo al campo della ricompressa, in particolare il soft air. Oggi presenteremo la CSKA Zbryovka 75 P07 Duty. E allora, la pistola vi viene consegnata in questa scatola di colore verde, dove qui abbiamo il logo della CZ, il nome del modello, qui abbiamo le caratteristiche, la lista, un breve elenco delle caratteristiche generali della pistola, qui abbiamo le figure dove fanno capire che la pistola è alimentata a CO2 con le classiche bombolette da 12 grammi, che ha blowback, ovviamente voglio dire che è scarellante, e spara BB. Allora, qui poi abbiamo a destra il sito dove potete benissimo andare a consultarvi, e giusto per vedere e cacciarvi qualche dubbio in particolare, il sito è actionsportgame.com. Allora, procediamo adesso con l'unboxing. Apriamo la scatola e vedremo che cosa c'è al suo interno. Come prima cosa vedremo un piccolo manuale dove c'è, insomma, vi indica come comportarsi con la pistola, di non puntarla mai agli occhi, di non sparare a nessuno e altre cose. Qui alla seconda e terza pagina troveremo delle brevi istruzioni per come mettere la sicura, togliere il caricatore, caricare la pistola e come sparare, bla bla bla, e altre cazzatine varie. Allora, un'altra cosa che troveremo nella scatola è la chiave a brugola che permette di regolare lo pop, e infine la pistola che è avvolta dal cellophane, dalle bollicine. Ecco qua. Devo dire che la pistola è davvero molto carina, abbastanza pesante e robusta. Dunque, allora, questa pistola viene importata dalla CZ stessa. Viene venduta in due differenti versioni, la versione soft air, che è questa qui che ho io, la versione depotenziata che spara i pallini da 4,5 mm. Allora, parlando della versione depotenziata, ci sono alcune indicazioni che volevo darvi, ovvero dei consigli. Chi è interessato ad acquistare la versione depotenziata, consiglio vivamente a coloro che, insomma, gli piace fare guerra ai barattoli, che magari per coloro che vogliono sbucherellare barattoli, rompere bottiglie di vetro, insomma, per gli amanti del plinking, in poche parole, consiglio vivamente i pallini tedeschi marca HEN Händel Nathermon, e ovviamente quelli ramati, perché quelli ramati hanno un potere piuttosto devastante e quindi rompono il vetro, che è una bellezza. La versione soft air che ho io in mano, devo dire che si presenta davvero piuttosto realistica ed è proprio la copia della versione depotenziata. Ma adesso proviamo ad entrare nel vivo di questa pistola. Allora, vediamo la pistola nei minimi dettagli. Dunque, allora, innanzitutto volevo far vedere che qui sul carrello abbiamo il logo della CZ, ed è già una bella cosa, perché non tutte le pistole soft air si vedono i loghi proprio originali, perché infatti io diverse berette che ho recensito, c'erano invece dei tre cerchi, c'erano delle tre freccette. Cioè, vi ricordo quando recensì la Tokyo Marui e più la PX4. Poi abbiamo qua la scritta 9x19, a fianco a sinistra al logo, e qua il nome del modello della pistola, 75P07. Qua sulla parte anteriore del carrello abbiamo la scritta Duty, e poi abbiamo qui
il segnetto a brugolo dove la sede per consentire di regolare il sistema dell'hop-up. Abbiamo il mirino che ha un riferimento bianco per facilitare la visibilità al bersaglio. Qui abbiamo la tacca di mira, no, voglio dire, sì, la tacca di mira che ha un riferimento bianco proprio per riuscire ad allineare tacca di mira e mirino anteriore. Abbiamo poi il cane, dove qui abbiamo il percussore. Perciò voglio farvi proprio capire che questa pistola ha la stessa meccanica della pistola Colt Special Combat, che ha la stessa valvola di colore verde con la guarnizione. Che dire più? Un'altra cosa che offre veramente realisticità a questa pistola è il numero seriale presente sul carrello e sulla canna. Il numero seriale A45, quindi insomma è come se fosse una matricola vera e propria. Qui il marchio dell'Airsoft Gun e il calibro 6 mm. Allora, poi abbiamo qui la slitta porta ottica che possiamo benissimo montare o una torcia o un dispositivo laser, insomma quello che cazzo volete voi in poche parole. Abbiamo qui il pulsante di sgancio del caricatore. Qui il marchio della CZ, ovviamente l'impugnatura è tutta zigrinata e abbiamo anche degli zigrini sulla parte del fusto, proprio per offrire una tenuta più stabile, quindi per evitare che la pistola ci scivoli durante il grip. Allora, qui abbiamo la guancetta rimovibile, allora basta sollevare o abbassare il correggiolo. E qui abbiamo la guancetta che insomma si toglie. Una volta tolta la guancetta, qui abbiamo la sede per inserire la bomboletta classica da 12 grammi di CO2. Qui abbiamo la manovella per serrare la bomboletta. Via dicendo. Allora, vi faccio vedere un altro particolare. Dunque, questa pistola ha anche le leve perfettamente funzionanti, il pulsante hold open, e poi abbiamo la sicura manuale. Per quanto riguarda i difetti, posso dirvi che questa pistola abbiamo solo la sicura che non è ambidestra, perché la pistola, come mettiamo la sicura, non agisce su entrambi i lati. E quindi questa qua è l'unica leva finta che c'è su questa pistola. Vabbè, il caricatore, parlando del caricatore invece, il caricatore si presenta piccolo. Qui abbiamo la linguetta per spingere all'interno i pallini. Il caricatore si presenta piuttosto oliato. Sotto al caricatore abbiamo il marchio della CZ e sotto il logo dell'Airsoft Gun. Vabbè, devo dire che come pistola è davvero molto ben fatta. Molto ben fatta davvero. Per quanto riguarda i materiali della pistola abbiamo il carrello, quindi è semiscarrellante, l'hold open, che funge davvero bene la sua funzione. Il carrello è in metallo, il fusto invece è in polimero rinforzato fiberglass, la canna al suo interno, la canna interna è di alluminio puro. Il prezzo si aggira sulle 120 euro. Mentre la versione depotenziata sulle 150 o 170 euro. Io la versione soft air l'ho pagata sulle 79 euro, perché sono io, come dice Alberto Sordi, io so io, voi non siete, sto scherzando, ovviamente. No, vabbè, a parte gli scherzi, l'ho pagata 79 euro la pistola perché ho avuto una buona offerta. La pistola spara pallini ovviamente da 6 mm,
Le mie impressioni personali su questa pistola, devo dire che la pistola voglio dire, si presenta piuttosto compatta, abbastanza maneggevole, molto robusta, soprattutto realistica, perché come vi ho detto c'è la scritta 9x19, il logo della CZ e il numero seriale. I grip antiscivolo che proprio impediscono e garantiscono una maggiore tenuta e una stabilità. Devo dire che come difetti, i difetti, la sicura non è ambidestra e quindi c'è solo l'unica leva finta. E un'altra cosa, la corsa del grilletto è abbastanza lunga, però ci può stare perché è una pistola, insomma, di 120 euro, che cosa possiamo pretendere? Lo scatto quanto pesa? Allora, dunque, procediamo al peso dello scatto, quindi ovviamente questa pistola spara solo in singola azione, dunque allora, procediamo, impostiamo chilogrammi, clear e ready. Allora, vediamo quanto pesa il peso dello scatto di questa pistola. Allora, il peso dello scatto è di 3,540 kg, quindi il peso dello scatto della pistola è di 3,5 kg. Va bene, ok. Dunque, in questa guida vi ho fatto vedere quali sono le caratteristiche e come si presenta la pistola. Passeremo adesso alla prova a fuoco. Salve a tutti e buonasera. Allora, oggi è 3 maggio, procediamo ad eseguire delle prove a fuoco con la CZ75. Allora, innanzitutto vediamo la temperatura dell'ambiente, segna il cruscotto della mia macchina che ci sono 22 gradi centigradi. Bene, allora, detto ciò, procediamo a dire che la pistola, una cosa che non ho detto sulla recensione, pesa 815 grammi. Spieghiamo adesso come caricare la pistola. Allora, basta mettere la bomboletta all'interno dell'impugnatura. Questa è una bomboletta della Umarex. Una volta inserita la bomboletta, serrare. Quando c'è lo sfiato, serrate ancora di più, insistete. A posto. Inseriamo di nuovo il drip. Ok. Il caricatore ospita la bellezza di 16 bb. Qui c'è anche la linguetta per consentire di bloccare lo spingipallini. Allora, procediamo con la misurazione in metri al secondo con lo cronografo. Allora, accendiamo e vediamo quanto fa. Allora, ok, primo 100 metri al secondo, 100 metri al secondo, proviamo a fare un altro tiro e vediamo quanto esce al cronografo. Vabbè, già la velocità è calata drasticamente, 74,87 metri al secondo, e questo comunque vi dico che la bomboletta di CO2 al suo interno tende a congelarsi facilmente, quindi maggiore è la cadenza di tiro, minore sarà il fattore congelamento della valvola. Terzo colpo, vediamo quanto fa. 94,78. Poi vedremo qui la rosata. La pistola comunque devo dire che si presenta abbastanza precisa. Questa qui è la rosata. Devo dire che come pistola scalcia davvero bene. Ha una forte vibrazione al momento, al lato dello sparo.
quindi, però devo dire che per una pistola di 79-120 euro ci potrebbe stare. 92,27 metri al secondo. Quindi perciò devo dire che come potenza è overjoule. 93,70. Una cosa importante, questa pistola ha una autonomia di 7 caricatori, quindi come ho detto nel caricatore ci vanno massimo 16 BB. Possiamo caricare il caricatore massimo 7 volte, dopo 7 volte la pistola incomincia a calare di potenza. Vabbè. Spero che sono stato abbastanza esauriente. Se avete domande contattatemi pure. La prossima volta parleremo del misuratore del peso degli scatti. Salve a tutti quanti, Mister 92FS, recensioni armi e non solo.